Giorno. Che video difficile, ho addirittura preso gli appunti. In questo video difficilissimo, infatti, voglio parlare della solitudine, la solitudine in montagna. Innanzitutto, a braccetto con la solitudine va il silenzio. O meglio, non proprio sempre, nel senso che tante volte ci si ritrova a parlare con gli scarponi, con gli sci, con lo zaino, con la corda, con quello che è. Però comunque diciamo che manca un interlocutore reale. E devo dire subito la verità, non mi sembra che da quando faccio i video con la GoPro questa mia solitudine sia in qualche modo intaccata o venga meno. È semplicemente una piccola parentesi quella da registrare. È un po' come buttar fuori i pensieri ad alta voce, niente di più. Comunque i pensieri riguardo alla solitudine sono molto difficili da esprimere. Forse perché socialmente un po' poco condivisibili, non lo so, anche perché se si parla di montagna e vagabondaggi solitari, la prima cosa che viene in mente, a cui si pensa, è il rischio. E questo secondo me non è giusto, nel senso che la prima cosa a cui bisognerebbe pensare dovrebbe essere la poesia. Sì, perché è bellissimo vivere con goliardia il proprio tempo tra le cime, tra le montagne, con gli amici, sorridere, ma internamente davvero io tantissime volte ho proprio questa pulsione, questa necessità di solitudine e il fatto appunto che io mi trovi tra le montagne non ha cambiato questa mia natura. Quando ero a Venezia la stessa cosa accadeva per la laguna, fossi nato al mare probabilmente avrei iniziato a intraprendere navigazioni solitarie, che ne so. Quindi mi trovo nei momenti di dubbio e nei momenti in cui mi chiedo perché ci sia tutto questo frastuono, tutto questo rumore per nulla nel mondo tra la gente, ad avere un grande bisogno di allontanarmi, per quanto sia un'illusione, dagli esseri umani e ubriacarmi veramente di altre prospettive. Prospettive che sono primitive, senza uomini, nel silenzio, veramente ci si sente rimessi al proprio posto, un piccolo uomo tra le montagne, costretto ad essere umile, attento, con i sensi al massimo della propria possibilità. Si inizia a far lavorare, oltre che il cervello, l'istinto, e si è proprio in una dimensione meravigliosa per me, da soli. E quando sono da solo veramente io mi sento di essere molto più prudente che in compagnia. Imparo che cos'è la prudenza, imparo a essere un pochino meglio in tutto forse, perché sono costretto ad esserlo, no? E forse, magari è un'illusione, pian piano divento proprio un pochino anche una persona migliore. Alla fine dei conti è sempre la solita storia, cioè la banalissima retorica del viaggio: il viaggio non è solo fuori ma anche dentro di noi, il fine non è la meta ma il percorso, bla 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 bla, sempre la solita solfa. Però dal momento che è così trita e ritrita, un qualcosa di universale c'è, e sapersi muovere fuori nelle montagne è anche un sapersi muovere dentro. Secondo me veramente la montagna vissuta in solitaria è psicanalisi pura e ai massimi livelli. E niente, sicuramente a questo video ne seguirà un altro molto più tecnico su come mi organizzo per fare giri in solitaria, quindi percorsi, attrezzature, se c'è qualcosa di diverso, se ci sono cose sorprendentemente uguali, insomma. Ma il discorso, cioè, non c'è un finale ad effetto. Sostanzialmente sto facendo un sacco di chiacchiere inutili, perché chi capisce quest'indole solitaria già sapeva tutto, non sto dicendo veramente niente di nuovo. Però davvero nelle mie micro imprese e piccolissime avventure nelle piccole montagne dietro casa ho veramente sempre cercato comunque l'esplorazione, di vedere spazi nuovi, orizzonti
e prospettive che non conoscevo. E tante volte da solo sono riuscito ad entrare in luoghi e spazi che forse in compagnia sono inaccessibili. Ecco. Ciao.